Siamo alla vigilia della seconda udienza, non è affatto fugato il timore che questo processo possa essere iniquo, irregolare, c'è una narrazione criminalizzante in Ungheria nei confronti di Ilaria che non lascia tranquilli. E le condizioni detentive sembrerebbero migliorate rispetto a quell'anno trascorso in una situazione indegna, degradante. Però naturalmente quello che continuiamo a sostenere è che ci sono forme di cooperazione giudiziaria, bilaterali o all'interno dell'Unione Europea o di altra natura che possono favorire il conferimento di arresti domiciliari in Ungheria e Ilaria e poi la richiesta di trascorrere in Italia. Queste opportunità vanno sfruttate fino in fondo perché è previsto dalle direttive dell'Unione Europea e dunque è bene che insomma, ci si muova in questo senso. Lei aveva definito come con il governo Meloni si stesse andando indietro sui diritti, eppure c'è una vittoria a livello internazionale, quella del ritorno di Chico Forti in Italia, voi come la prendete? Amnesty International non ha seguito questa storia. Detto questo, se ci sono modalità di cooperazione giudiziaria per cui è possibile scontare la pena o parte della pena nel paese di origine, benissimo. E se ci sono possibilità di attendere un processo ai domiciliari in un paese, nel paese di origine, benissimo. E quindi felicitazioni ogni volta che una vicenda si chiude bene, vanno però seguite per tutte e per tutti queste forme di cooperazione giudiziaria, questo doveroso insistere con le autorità degli stati in cui c'è un nostro connazionale detenuto. E quindi l'importante è che si faccia in maniera continuativa. Secondo lei Chico Forti e Ilaria Salis hanno avuto un trattamento diverso da parte del governo Meloni? Ma non lo so, questa storia di Chico Forti era iniziata almeno dal punto di vista della procedura sotto un governo diverso anni fa, quindi diciamo che insomma, io ho notato un grande entusiasmo e va bene. Insomma, ogni volta che una persona esce dal carcere perché c'è una norma che lo consente, questa norma prevede di scontare la pena nel paese in cui, da cui è originario, in cui c'è la sua famiglia, ma per quale motivo dovremmo essere scontenti? Però poi bisogna che lo stesso venga fatto con Ilaria. Non ci sono detenuti italiani all'estero di serie A o di serie B o di serie C.